Siamo in un campo di cover crop, nonché coltura di coperture, uno degli argomenti di attualità. Qui abbiamo seminato a settembre, metà settembre circa, e andrà terminata in modo definitivo e miscelato con il terreno e residuo fra un mese circa in ottica di semina soia. Le essenze utilizzate sono rafano, senape e colza foraggera. Lo scopo è quello di arricchire il suolo di sostanze organiche e di fissare il carbonio, nonché di proteggere il suolo dagli eventi climatici avversi durante l'inverno. Ecco qua una delle cose che con questa tecnica delle colture di copertura possiamo osservare, che gli apparati radicali delle essenze che vengono trasseminate in autunno hanno la capacità di approfondirsi negli strati più profondi e vanno a creare quella capillarità che in altro modo, con lavorazioni tradizionali, difficilmente si riesce a ricreare. Come potete vedere, qui c'è una parte del terreno che è stata leggermente compattata con le manovre di lavorazione. Nonostante ci sia questa leggera compattazione, guardate bene la radice, che effetto che ha fatto nel terreno. Qua, come vedete, la vitalità del suolo è notevolmente più presente, perché vedete lombrichi, ci sono anche diversi altri insetti, e ogni essenza, come vedete, ha il suo effetto benefico sul terreno. Questo è un trifoglio, ad esempio, che è una azoto fissatrice, che tende a fissare appunto l'azoto nel suolo, e come potete vedere ci sono i suoi noduli che fissano appunto l'azoto. Oltretutto, come potete vedere, rompendo anche il terreno, c'è una notevole capillarità proprio del lavoro fatto dalle radici. Come dicevamo, profondità diverse delle varie essenze. Vedete bene che razza di fittone fanno rafani oppure senapi, come vedevamo prima, che hanno questa grande capacità appunto di lavorare il terreno in profondità. Oltre a queste tipologie di essenze, ne abbiamo diverse altre che potremo vedere in seguito. Come vedete, abbiamo anche un altro tipo di essenza che fa da copertura, che è la facelia, e abbiamo anche la veccia. Come potete vedere, questa appunto è veccia, che proviamo a scalzare. Questa appunto è la veccia, affiancata appunto a un rafano. Vedete bene la quantità di radici, ecco i noduli della veccia, in cui si evidenzia la fissazione dell'azoto. Poi è bellissimo vedere l'appaiamento delle radici e il lavoro che fanno a livello di creazione di ossigenazione e canalizzazioni nei terreni, nelle zone in cui con una lavorazione tradizionale non si otterrebbe. Anche in questo caso ci siamo spostati all'interno dell'appezzamento per far vedere un po' più internamente il beneficio della coltura di coperture nel rendere soffice e ossigenato il terreno. Qui, come vedete, a differenza di prima, c'è un po' meno compattamento, perché comunque il terreno è nello stato di lavorazione. Qui, anche qui, vedete il grande effetto benefico degli apparati radicali. Come dicevamo prima, questa parte secca che vedete è la rimanenza di una delle essenze che compongono il miscuglio, che in particolare è senape. Senape è un'essenza cosiddetta geliva, proprio perché quando ci sono condizioni di forti abbassamenti di temperature e gelate, soprattutto durante il periodo invernale, si auto termina praticamente, proprio perché la coltura è sensibile al freddo e muore appunto con le gelate. Come potete vedere, questo è quello che produce il freddo su questo tipo di essenze. L'effetto
è proprio, che vedete, è proprio quello che si vuole ottenere sempre di più. Quest'anno in particolar modo è venuto bene, molto bene. L'anno scorso, che era gelato molto meno, effettivamente in quest'epoca avevamo una coltura di copertura decisamente meno terminata dal punto di vista fisico del ghiaccio. Avevamo una presenza superiore un po' di tutte le essenze, invece quest'anno è un equilibrio veramente ottimale. Come potete vedere, avevamo sopra senape, che aveva un'altezza di un certo tipo, e sotto abbiamo tutte le altre essenze, rafani, vecce, trifogli e comunque diverse essenze che hanno questa capacità proprio di equilibrare la copertura del terreno durante tutto il periodo invernale.